Buongiorno a tutti da Netmotive Italia, eccoci alle prese con un'altra breve recensione. Questa volta parliamo del Kingston KS16 Sport V2 in versione 2. Ebbene sì, perché da pochi mesi è entrata in produzione questa nuova versione del tanto famoso e gradito KS16S, veicolo di gran successo, tant'è vero che Kingston ha deciso di realizzarne una seconda versione, applicando dei miglioramenti che tra poco andremo a proprio ad elencare. Precedentemente il Kingston KS16S era disponibile esclusivamente in due versioni, con batteria da 680 Wh e 840 Wh, con relativa autonomia di 60 e 70 km e velocità massima di 35 km/h. Adesso vanta la presenza anche di una terza versione con batteria da 420 Wh e autonomia da 40 km. La velocità di questa versione è di 30 km/h. Caratteristiche ovviamente più che sufficienti per un utilizzo urbano. Leggermente rinnovato esteticamente, adesso viene realizzato esclusivamente nella versione Rubber Black, che è tutto sommato la più bella, senza alcun sovrapprezzo. Confermiamo un'elevata cura estetica ed assemblaggi eccellenti, ancora sicuramente migliorati rispetto alle versioni precedenti. È finalmente dotato di un lift sensor, ovvero del blocco motore temporaneo con sensore di sollevamento integrato sulla maniglia trolley. Questo, come sapete, consente di sollevare il veicolo per affrontare un gradino sollevandolo a mano senza doverlo spegnere del tutto. Questa è una funzione molto gradita nell'utilizzo urbano. La nuova maniglia trolley è più robusta, leggermente migliorata rispetto alla versione precedente. E l'ultima cosa da segnalare sono i fari, che sono lievemente più chiari e potenti rispetto a prima. Queste sono le differenze. Per il resto mantiene esattamente le stesse caratteristiche del tanto amato KS16 Sport di sempre, che adesso andiamo a mettere alla prova mostrandolo nei suoi comportamenti. Questa ruota monta un motore da 1200 W che si è distinto in questi anni grazie proprio alla grande affidabilità. Risulta fluido, brillante e generoso, adatto per il trasporto di piloti con peso fino ai 120 kg, anche in condizioni di strade a forte pendenza. Il peso e la compattezza del veicolo lo rendono scattante veloce, soprattutto nei cambi di direzione. È una ruota da 16 pollici con gomma da 2.125, con le fattezze però di un 14 pollici, poiché l'ingombro è veramente ridotto al minimo. È ovviamente presente il collegamento Bluetooth, le luci ornamentali utili anche per la visione notturna e le casse stereo per la riproduzione musicale. A vista troviamo il tasto di accensione e il solito connettore di alimentatore generico, forse davvero un po' troppo sporgente ed esposto, ma comunque comodo e funzionale. Le pedaline sono in posizione media, quindi reputiamo non sia un prodotto propriamente adatto ad uso acrobatico. Nelle evoluzioni più estreme si rischierebbe infatti di grattare le pedaline un pochino troppo frequentemente. Nella guida veloce, invece, oltre 25 km/h, il veicolo risulta essere molto stabile grazie alla presenza di una gomma con profilo tradizionale, al corretto posizionamento di guida, unito ad una distribuzione dei pesi concentrata verso il basso. Il suo utilizzo è sicuramente destinato a percorrere strade cittadine, ma anche chi desidera sporadicamente percorrere qualche chilometro in più, anche sullo sterrato, godendo di spunti e accelerazioni aggressive. La compattezza e la leggerezza di questo veicolo sono proprio i suoi punti di forza. Pur essendo un 16 pollici dalle ottime prestazioni, vi ricordo che la versione più accessoriata consente di percorrere anche fino a 70 km, non risulta essere troppo ingombrante tra le gambe. Come potete notare, la scocca non va molto oltre la circonferenza della ruota.
cuscinetti laterali, anche se non esteticamente molto belli e aggraziati, sono posizionati proprio nel punto giusto, in una posizione intermedia, quindi adatti sia a piloti alti che di media statura. In definitiva, credo che ci sia poco da aggiungere su un veicolo di successo come il Kingston KS16S, ulteriormente migliorato in questa versione rinnovata. I suoi punti di forza sono un eccellente rapporto peso-prestazioni e un'affidabilità abbondantemente dimostrata già nel tempo nella sua prima versione, uniti adesso anche con questa variante da 420 Wh ad un prezzo più accessibile al pubblico. In definitiva, cosa possiamo aggiungere? Ovviamente, se siete già possessori di un Kingston KS16 Sport prima versione, sarebbe poco corretto consigliarvi di acquistare la seconda solo per ottenere le integrazioni applicate. Ma se siete neoguidatori o già guidatori esperti, magari alla ricerca di una ruota polifunzionale adatta all'utilizzo per diverse condizioni, città, passeggiate e brevi escursioni, anche in off-road, posso garantirvi che tra i monowheel questo è ancora uno dei best buy nel mondo dei monoruota elettrici oggi nel 2019. Vi ringrazio quindi per aver seguito questa breve recensione, vi invito a lasciare un like e seguirci sul canale YouTube, su Facebook, cercando il Club Monowheel Italiano, ed eventualmente a contattarci se avete necessità di capire meglio quale potrebbe essere il monowheel più adatto alle vostre esigenze. Grazie ancora ed un buon monowheel a tutti! Thank you.